finalmente agrumo. Dopo alcuni un paio d'anni che è uscito il mio romanzo Canapa, che è stato presentato a Prato Maggiore 2-3 volte, a Orta, a Caivano, a Sant'Alpino, finalmente nel mio paese. Profeti in patria, una volta tanto andiamo profeti in patria, profeti in patria. Questo è il mio terzo libro. Prima era una raccolta di racconti dal titolo di racconti noir dal titolo Infedelti, uscito nel 2004. Il secondo è uscito nel 2006 e questo è uscito due anni fa. Se qualcuno mi chiede a quale sei più legato, io dico a tutti e tre. I libri, i romanzi, ciò che uno scrive sono come dei figli, e i figli sono tutti uguali, come dice Filomena Martorano. Questo è stato premiato, ha ricevuto il premio Napoli in Pagina, secondo premio, con una giuria di alto livello. Mimmo Liguoro, che è il giornalista direttore del TG2, pure altri giornalisti, ho avuto grande soddisfazione. Ma più del premio, la soddisfazione l'ho ricevuta dai miei lettori. Ne sono tanti, e non solo in zona, non solo a Prato Maggiore e non solo a Grumo, anzi devo dire la verità, a Grumo pochi, è stato poco venduto a Grumo, vabbè, ma questo è normale, vale sempre quella regola, ma ho ricevuto soddisfazioni dai lettori anche di un certo livello. Mi ha letto il regista Luciano Dorisio, alcuni giornalisti televisivi della RAI, lo stesso Mimmo Liguoro l'ha fatto conoscere in giro. Il romanzo mi ha dato soddisfazione, ma io sto già lavorando sul quarto. Poi magari dopo, durante la presentazione, darò anche qualche piccola anticipazione del nuovo. Che dire di Canapa? È un romanzo storico, è un romanzo biografico, il romanzo della canapa è la storia degli ultimi 70 anni di questo territorio, e c'è anche la storia d'Italia, molta storia d'Italia, il fascismo, la seconda guerra mondiale, alcuni episodi che sono stati cancellati, quello delle marocchinate, l'oro degli ebrei, vabbè, insomma è un libro da leggere, invito a leggere tutti quanti. Vogliamo parlare del prossimo? Il prossimo ci sto lavorando. Il titolo è Prodotti difettosi, facciamo questa anticipazione. Prodotti difettosi è ambientato, è contemporaneo. Parlerà dei vizi, dei pregi pochi e delle virtù pochissime del nostro territorio. Il taglio sarà ironico, sarcastico e poi sembra con un tocco di sangue e di violenza che fa parte della mia cifra letteraria, insomma, io se non tengo capa tagliata oppure del sangue che scorre nelle mie pagine non mi diverto. Penso che basta così. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui stasera. Purtroppo siamo in pochi stasera, però come ha detto Raffaele siamo pochi ma buoni. Abbiamo avuto dei problemi perché le scuole proprio in questo periodo, proprio oggi danno le pagelle, alcune scuole di Roma invece sono state occupate per un problema proprio di lavorativo di alcuni lavoratori. Quindi ci dispiace per questo, però comunque io voglio dire che comunque noi siamo alla seconda edizione di Primavera Estate Fioriscono Libri. Io dico, in biblioteca veramente è già arrivato la primavera, anche se presentiamo il libro di un signore che è tante primavera, però si porta stasera è venuto come il giovincello, si è tagliato pure i capelli e si è rifatto la barba. Questi sono della professoressa Maria Cristina Iavarone, che lei ci dona sempre il pensierino ogni volta che teniamo un mazzo di fiori del suo giardino. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, io
ovviamente porto i miei saluti, i saluti di tutta l'amministrazione. Rosa, insomma, prima insomma, in modo egregio insomma, ha presentato sia come dire, quelle che sono le attività che vengono svolte in questa biblioteca, questa è la seconda edizione. E io ritengo che la biblioteca e quindi il lavoro che fa Rosa e i collaboratori insomma, ecco, rappresentano sicuramente come dire, una piccola chicca insomma, all'interno della nostra comunità. È difficile in un periodo di crisi, ma è importante che comunque insomma, le attività culturali vengano portate avanti. Insomma, anche noi con l'utile nascosto, insomma, con molte difficoltà manteniamo aperta la biblioteca, ma è un punto insomma, che sicuramente insomma, faremo tutti gli sforzi per continuare sicuramente a mantenerla aperta. Quindi inizia questa nuova edizione, io faccio gli auguri a tutti, faccio i complimenti a Lello Abate che per me insomma sotto alcuni aspetti è stato come dire un maestro, no? Io gli ho portato anche un piccolo regalo che non ho sempre visto, ma non ce l'ho mai portato. Oddio! Queste qui sono le gocce. Noi qualche annetto fa, diciamo nel 98-99, avevamo una piccola, diciamo, una piccola associazione culturale, ci fu anche un periodo che come dire, ci occupammo di politica. E ci furono le elezioni nel 97 e dopo quelle elezioni, come dire, per un'attività che andò avanti per 2-3 anni, e io insomma mi feci promotore di realizzare un giornalino, era un mensile, insomma io mi feci promotore nell'idea, ma chi poi praticamente materialmente ci ha guidato in questa avventura lo teniamo qui alla mia sinistra. Insomma io l'ho sempre detto che avevo delle cose e questa è l'occasione per voi. Grazie. Sono cose che ti colpiscono. Queste sono cose per me completamente perse non nella memoria. Perse, completamente perse, perché poi non conservo niente. E questa è una cosa significativa, questo le conserverò con grande piacere. Io la sinceramente mi sono commosso. Si è commosso, ma è Raffaele che si commuove. L'assessore alla morte. È inutile dire in tutta serietà che sono emozionato per questo mio primo incontro pubblico fatto con i cittadini. E niente, l'unica cosa che per ora posso dire è che totale sarà l'impegno di portare avanti questi tipi di progetti e di cercare di migliorare in maniera fattiva e costruttiva quello che può essere l'organizzazione. Questo è ovvio. Sì, vabbè, ma quello è come dire, è una variabile che rimane fissa, quindi anzi è invariabile, se proprio vogliamo dirla. Quindi nell'arco di tempo, per meglio dire, che mi dovrà competere o mi competerà, cercherò di supportare e migliorare per quelle che saranno le mie capacità, spero sufficienti, sono sicuro di questo, ma saranno i fatti ovviamente a dirlo, per migliorare e portare avanti quello che già oggi è così difficile, come diceva giustamente il sindaco, mantenere in piedi. Casa editrice, la nostra dottoressa Enza Campanino. Grazie. Sono contenta di essere qua alla biblioteca, a noi fa sempre piacere essere ospiti di Rosa, mi fa piacere vedere che le istituzioni ci sono, perché spesso mi capita di andare alle presentazioni, vengono invitate le istituzioni, ma puntualmente c'è forse qualcuno che rappresenta le istituzioni, quindi mi fa piacere
cioè che a questo tavolo ci siano. Ovviamente mi fa piacere pure stare con Lorenzo Fiorito, che ci conosciamo da tempo. Lavorare con Raffaele Abate è stata un'impresa, perché come diceva giustamente il sindaco, è un vulcano di idee, quindi io mi sono trovata, è stato un piacere, perché questo vulcano di idee è stato stimolante, però ogni consegna di bozza per le correzioni stravolgeva il racconto. Io mi trovo i finali diversi, cioè, ma Raffaele, ma non finiva così sto libro? No, perché io poi ho cambiato, ho pensato che... Quindi è diventata un'impresa. A un certo punto poi ho detto basta, cioè correggiamolo insieme e non te lo portare più, quindi lasciamolo qua. Perché lui è così, cioè nel senso che è veramente un vulcano, cioè se gli lasciamo sta pozza all'infinito sarebbe cambiata all'infinito. Noi il suo libro ci ha convinto fin dall'inizio. Io quando ho letto il suo libro gliel'ho detto, la prova della bozza iniziale che lui ci aveva consegnato per valutarla ci ha convinto fin da subito. Uno, perché trattava delle tradizioni, Canapa, quindi tutte queste zone che c'erano qua, e lo faceva in modo molto meticoloso. Dall'altro lato lo faceva in forma romanzata, ci sono tutti questi personaggi che arricchivano tutta questa che era la storia, e questo parlare di Frattamaggiore, di Grumo, cioè un po' della Canapa in generale, questa storia di questa famiglia che arricchiva tutto il racconto. Tant'è che quando ho valutato il suo libro, il suo romanzo, cioè lo stavo proprio leggendo io e ce l'ho letto io 3 giorni, perché ti prende, cioè una storia che leggi io e stai là che, ma no, che succede? Cerco di dire sempre cose nuove, qualcosa di nuovo rispetto anche agli stimoli che mi vengono dagli altri relatori. Per esempio, il sindaco, mentre andava quel filmato, mi ha detto una cosa che diceva appunto che gli è piaciuto il libro, anche perché, per esempio, c'è una descrizione della lavorazione della canapa molto minuta, molto, molto, come dire, realistica. Ed è questa una delle cose, uno dei valori che apprezzo di più nella letteratura, diciamo, dei miei conterranei, a cui auguro ovviamente di avere anche risonanza nazionale e internazionale. Ma quello che mi interessa particolarmente è che queste narrazioni, questi racconti, come dire, lo sfondo in cui nuotano, come dire, vivono queste narrazioni, indirettamente raccontano una storia di un territorio, di una città, di un paese, di una anche di tante famiglie come noi. Immaginiamo che, quindi adesso racconto un attimo prima la storia, perché siete stati magari un po' ingolositi da qualche cenno fatto dal filmato da altro, ma la storia, forse senza dirvi il finale, Raffaele, che comunque Raffaele nasce come vocazione giallista, questo è certo, insomma, ma sempre, come dire, il noir, come dice lui, qualcosa, come dire, sempre di inatteso alla fine. Però la storia è quella, come dire, intanto il lasso di tempo in cui si svolge, dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, fino agli anni 50 del Novecento, appunto. Ed è io lo chiamo una piccola epopea del nostro territorio. Immaginate chi ha visto, chi ricorda un film come Novecento, che raccontava appunto la storia di una famiglia e di alcune famiglie che si incrociavano in quel periodo storico. Immaginate che, come dire, fatte le debite proporzioni, essendo un film, essendo lì in Emilia, essendo qua nel nostro territorio, richiama un po' quella cosa lì, nel senso che c'è la storia di una famiglia, di un imprenditore, di una lavorazione, di una rivoluzione industriale che è avvenuta per esempio ad Frattamaggiore, di cui ancora vediamo i resti dell'archeologia industriale, che si vedono tutte le ciminiere che si vedono in giro, vedendo anche dal ponte di Frattagrumo, si vedono tante ciminiere, quelle sono i resti, diciamo, le rimanenze, come dire, architettoniche, architetturali di quella che è stata una rivoluzione industriale vera e propria, che ha arricchito quel territorio moltissimo nella fine 800, inizio 900, quindi con la lavorazione della canapa, tutti i bei grandi palazzi che vedete a Frattamaggiore, ce ne sono tantissimi, molto, molto, molto più che a Grumo, che rimane ancora fondamentalmente una struttura agricola fino agli anni 50-60, sono palazzi costruiti sulle ricchezze derivate da quel tipo di sostrato industriale. C'è stata quindi una rivoluzione industriale, devo dire, dobbiamo dire, basa, come dire, molto sul sangue della gente, nel senso che erano le condizioni di lavoro. Immaginate chi è ancora presente, faccio qualche cenno, qualche come dire, tipo di passaggio di tipo anche letterario per capirci. Immaginate Dickens che nell'Ottocento raccontava della rivoluzione industriale in Inghilterra, le condizioni di vita pietose, penose del popolo, dei contadini che si inurbavano, che andavano in città a lavorare nelle fabbriche di mattoni rossi, eccetera. Ecco, più o meno, fatte le debite proporzioni ancora una volta, ecco che quella è la storia nostra del territorio, non è solo una fiaba, una narrazione, come dire, avulsa, è la nostra storia del territorio qua vicino.
anche comunque abbiamo avuto una rivoluzione industriale di minore impatto, di minore, come dire, anche non si è solidificata come quella lì, negli anni 60, negli anni 70, di questi, appunto del Novecento, c'è stata la rivoluzione industriale in cui da paese eminentemente agricolo siamo passati improvvisamente, vorticosamente, a paese industriale, ma anche molto selvaggiamente industriale, diciamo, senza, come dire, controlli, senza riorganizzazione, anche auto-organizzazione da parte della classe imprenditoriale, tanto è vero che poi purtroppo, come dire, praticamente scomparsi, perché non c'è stata, come dire, una solidificazione come in altri distretti industriali delle scarpe, come nelle Marche o nelle Puglie, in cui c'è stata poi delle generazioni successive che hanno creato poi, come dire, qualcosa di più stabile, di più duraturo. Del libro proprio. Allora, Lorenzo ha fatto riferimento, ha fatto dei riferimenti letterari che mi onorano, paragonato a un Hugo Tolstoi, Dickens, contrapposto a Manzoni, che è d'accordissimo, no, non ne parliamo proprio, non ne parliamo, contrapposto a Manzoni, e la cosa mi onora. Invece voglio fare un altro ragionamento. Per me Canapa l'ho scritto come se stessi girando un film. E allora faccio riferimento a scene da film. Cioè vi leggo il pezzo e poi vi dico che film ricorda. Ah, un'altra cosina, mi sono divertito nel prologo e nei due epiloghi a citare un autore archiloco, che è un, per chi non ha fatto il liceo classico, Archilio è un poeta greco, sono stati trovati pochissimi frammenti, però è un poeta greco notevole, incredibilmente moderno. Allora, vi leggo prima i tre frammenti. Carilao, figlio di Erasmone, una cosa ridicola voglio raccontarti, o amico più caro di tutti, e tu ti divertirai ad ascoltarla. Questo è il mio prologo, cioè è la dichiarazione di intenti. Poi nei due epiloghi, non vi dico la fine perché alla fine non ve la dico. Dunque, primo epilogo, sempre da archilogo: la gente non rispetta chi è morto e non lo segue, ma sta con i vivi, così conviene a noi che campiamo ancora. Il guaio vero è crepare. Ultimo frammento: per me è importante solo questo, ricambiare con mali terribili chi mi fa del male. In questo è racchiuso l'intero romanzo, in questi tre frammenti di Archilo è racchiuso, non sono parole mie, sono parole testuali di un poeta che è vissuto, se non sbaglio, 4 secoli prima di Cristo, quindi stiamo parlando di molti, molti anni fa. Passiamo al cinema. Prima scena. C'è una volta il West, di Sergio Leone. Scena finale, la cinepresa sulla, penso che l'abbiate visto tutti quanti, no? La cinepresa che inquadra il tetto della saloon di Claudia Cardinale. Quindi prima il primo piano, poi campo lungo. Ecco, questo è un campo lungo, vi leggo solo poche righe. Immaginatelo, scena da film, girata da Sergio Leone, dai bassi degli stretti vicoli del centro storico di Prattamaggiore, dalle casupole sparse lungo la ferrovia, prima in piccoli gruppi, poi in una colonna bisbigliante che man mano si ingrossa. Le canapine vanno verso i capannoni della premiata ditta Propini, verso quelli del canapificio nazionale, verso quelli degli altri signori della canapa e dei piccoli padroncini operai che hanno fatto il salto di classe sociale, hanno messo su un piccolo capannone dove pettino canapa per conto dei signori. La scena.